Era la coronazione di un sogno essere al via di un evento prestigioso come il Rallye Antibes Côte d'Azur, noto nell'ambiente come il Monte Carlo d'estate. Ma quanto raccolto da Gabriele Rossi al suo esordio nel TER, Tour European Rally Historic, è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa, lasciando molte persone a bocca aperta. Gabriele, benvenuto, welcome. Grazie, sono molto contento di essere qui. È una location stupenda. Le prove sono qualcosa di meraviglioso, bisogna essere molto concentrati, tratti molto veloci. Io sono proprio contento di essere qui a partecipare, ovviamente sempre al mio socio che ho qui di fianco, Fabrizio. Il pilota di Bastiglia sulla Forsiera Cosworth Gruppo A, curata da Assoclub Motorsport e condivisa con Fabrizio Handel, doveva fare i conti non solo con un percorso a lui inedito, assaggiando condizioni di asfalto bagnato mai affrontato nel suo passato. La prima frazione di gara, quella corsa venerdì, viveva su una costante progressione del portacolori del team Bassano, trovatosi a gestire delle coperture da bagnato sulla seconda e terza speciali quasi del tutto asciutte, passando dall'ottavo al quinto posto nella generale. Abbia mai partecipato. Prove molto lunghe, molto tecniche, ci sono veramente tutti gli stili di guida, bisogna veramente adattarsi e noi ci siamo trovati molto bene. Abbiamo dovuto anche gestire diverse situazioni, gomme da bagnato sul bagnato, che per noi era la prima volta, il gomme da bagnato sull'asciutto. Abbiamo dovuto intervenire anche sull'assetto per poter gestire le gomme, salvarle per le prove successive. Altri problemi tecnici di natura, di motorino d'avviamento, abbiamo fatto un garone secondo la nostra, le nostre possibilità e qualità. Sabato il cielo non prometteva nulla di buono, ma la costanza di un fondo bagnato consentiva a Rossi di concentrarsi nell'affinare uno stile di guida adatto alla scarsa aderenza. L'avvio era dei migliori, quarto tempo al controllo stop della speciale 1 di giornata, ma sulla successiva Col de Blaine Le Mans Anglin il modenese rimaneva senza freni a una decina di chilometri dal fine prova, riuscendo però a gestire il tutto senza fare un graffio alla sierra. Risolto il problema, il pilota della trazione posteriore con l'ovale blu tornava ad aumentare il ritmo, recuperando una posizione al termine del giro mattutino sulle tre speciali in programma. Infilando tre tempi nel top 5 a livello assoluto durante la ripetizione conclusiva, Rossi metteva in cassaforte la quinta posizione nella generale, il terzo posto nel periodo J e il primato in classe A e 8. Un risultato, quello ottenuto nell'ambito del Championnat de France VHC de Rallye, che si traduce sia nel successo in gara sia nel primato raggiunto, pure in coabitazione con un campione indiscusso del calibro di Lucky, nel raggruppamento J1 e J2 del Terry Storic. Il SEAR è stato veramente preparato e gestito ad alti livelli grazie a Assoclub, nello specifico Manuel Bonfadini e Kevin Pretto. Hanno fatto veramente una macchina eccezionale. Un altro ringraziamento va al team Bassano, che ci ha permesso di essere ad Antibes, e Fabrizio Handel, il mio compagno di avventure nonché navigatore inseparabili. Godiamoci ora un po' di sound agonistico dall'interno dell'abitacolo della Sierra di Rossi Handel. 5, 4, 3, 2, 1, vai, 5A, 300. Super 4A. 5D, in. Quattro A in corta 4A 50 3D corta 5A in corta 5D corta 5A corta 4D in tardi 3D Super 3A, 20, continua 3. Corta 4D, 5A,
corta 5D, corta 4A, 100,